Corri, vola a Napoli ad ascoltare i capolavori di Leo, Durante, Iommelli, Pergolesi, così scriveva Jean-Jacques Rousseau. E se è vero che la musica è stata una presenza costante, nella storia della città ciò fu anche più vero nel XVII secolo, quando Napoli divenne la capitale musicale d'Europa. Nella Napoli governata dai viceré spagnoli, c'era una quantità innumerevole di istituzioni religiose, chiese, conventi, cappelle, ospedali, scuole, orfanotrofi, spesso collegate a ordini ecclesiastici. In tutte queste istituzioni, in epoca barocca, a Napoli, c'era un'incessante richiesta di musica, sia corale che strumentale, e di conseguenza c'era grande bisogno di musicisti di talento. Alcuni provenivano da fuori, già formati, tanti nati a Napoli o nei territori circostanti, venivano educati nei famosi conservatori della città, e inseriti in un sistema musicale di domanda, produzione e offerta che, con la parziale eccezione di Venezia, non aveva eguali nel resto d'Europa. Il sistema produsse un numero impressionante di musicisti di altissimo livello, chiamati ed acclamati nelle corti italiane e europee, fino in Russia. La principale concorrente di Napoli era Venezia, che aveva diversi conservatori molto attivi. Tuttavia, l'educazione musicale veneziana era affidata agli orfanotrofi per sole donne, mentre nei conservatori napoletani si educavano i maschi. Ciò significava che, al raggiungimento dell'età adulta, chi terminava gli studi nei conservatori napoletani aveva più probabilità di intraprendere carriere professionali in musica. Gli studenti, o figlioli, come si chiamavano gli allievi dei conservatori, venivano reclutati in tutti gli strati della società napoletana, e nei più diversi contesti sociali e familiari, a dimostrazione che la carriera musicale, al pari di quella ecclesiastica, poteva essere un potente ascensore sociale. Questa scuola napoletana, come si chiamò, ebbe il suo apogeo tra il 1720 e il 1750. In quegli anni, i quattro conservatori più importanti, i Poveri di Gesù Cristo, Sant'Onofrio a Capuana, Pietà dei Turchini e Santa Maria di Loreto, diventarono il punto di riferimento per gli studi musicali a livello europeo, attirando un gran numero di studenti da tutta Italia e dall'Europa. I musicisti che ne uscivano erano fortemente ricercati dagli impresari e dagli aristocratici, da Parigi a San Pietroburgo, da Madrid a Vienna, a Londra, strumentisti e compositori. L'apertura del Teatro San Carlo, nel 1737, non fece, dunque, che sancire la dimensione europea raggiunta dalla scuola napoletana. Tale vigore creativo non poteva durare però per sempre. Nel corso del XVIII secolo, le crisi politiche ed economiche limitarono le possibilità per le istituzioni napoletane di assumere musicisti, mentre il centro di gravità della musica si trasferì a Parigi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, Gli Audio di Napoli Capitale, e potrete ascoltare e vedere i nostri documenti sulla storia, il folklore e le leggende di Napoli, anche in TV.